iniziazione musicale è abbastanza particolare. Come lei sa, io sono molto molto vecchio e ho vissuto, e ricordo benissimo la guerra. Nel 1943 l'arrivo degli americani a Napoli. Le scuole chiuse, naturalmente, e gli americani un po' gestirono anche il nostro grande teatro, il San Carlo, per cui c'erano militari che facevano le comparse, schiavi etiopi, erano dei biondissimi yankee, e anche direttori d'orchestra, e mi portarono, bambino ero, a vedere Butterfly. Ecco, piansi disperatamente, e quello fu proprio il batterio che mi causò l'amore per la musica. Papà era ingegnere dilettante, pianista dilettante, c'era un pianoforte molto antico, verticale, e papà aveva degli spartiti d'opera. Ecco, io, mio padre mi insegnò a leggere la musica, e io, non andando a scuola, in qualche modo mettendo male le dita scorrettamente, imparai a leggere questi spartiti, e tutto il giorno ero in comunione con Cho-Cho San, Violetta, Mimì, piangendo disperatamente. Quindi imparai a leggere abbastanza bene la musica, anche se usando una manualità forse non giusta. Ecco. E i miei genitori incoraggiarono questa mia passione, e allora cercarono di contattare un giovane maestro che diventò poi forse il più famoso, il più noto, il più capace insegnante del pianoforte italiano, il maestro Vitale. Non sono pervenuto alla musica moderna, cosiddetta, adesso non, dalla musica classica romantica, ma sono pervenuto alla musica classica romantica da camera, arrivando dal grande repertorio del Novecento e anche alle esperienze più radicali. Al Conservatorio ero di Milano, ero amico, c'erano talenti magnifici, Luciano Berio, Niccolò Castiglioni, Giacomo Manzoni, e che anche erano grimaldelli per conoscere quello che era avvenuto nella prima metà del passato secolo. Ecco, quindi quello, diciamo, io sono partito da quello, per me, e poi diciamo, e spero, penso, che una certa ideologia piuttosto radicale abbia potuto servire anche a magari svecchiare certi modi di suonare del grande repertorio romantico, e come pure la consuetudine con la musica da camera, la grande musica da camera, forse ha potuto addolcire certa radicalità di un'avanguardia che adesso purtroppo non esiste più. Prevalentemente sono un pianista da camera, però ho suonato anche con orchestre, con grandi orchestre dirette da Bado, da Muti, da Savallic, da Boulez. Una settimana fa, venerdì, 5 giorni fa, ho suonato in una città molto ospitale della Bulgaria, ho suonato il concerto di Mendelssohn. Quindi, e penso che siano il solista, sia da solo il recital, sia suonare con orchestra, e il musicista alla camera, siano due lavori completamente diversi, che richiedono un training, un'alimentazione, uno studio, una preparazione diversa, e anche emozionalmente. Quando uno è solo, è lì solo come un cane, right? E invece quando suona con degli amici è una bellissima situazione. Ho suonato appunto tutte le persone che ha nominato, e anche molti altri. Ho suonato con credo un centinaio di violinisti. E allora una cosa sono i rapporti continui, sia Cardo che Ughi, io li ho conosciuti che avevano i pantaloni corti, anch'io, insomma, quindi.
E quindi e questo è un rapporto continuo, anche la settimana prossima dovremo suonare con Uto, quindi ci si conosce molto bene e il mio dovere di pianista è di dare il maggior valore possibile al talento e anche all'ideologia e lo stile di questi musicisti, non contraddirli. In certi casi, quasi tutti, era importante stabilire un rapporto di amicizia. Io ho suonato anche spesso con un magnifico violoncellista americano, Lynn Harrell, che purtroppo non c'è più da un paio d'anni. E noi facevamo dei viaggi magnifici, sceglievamo di viaggiare in treno perché così potevamo giocare a scacchi. Ed era un rapporto magnifico, insomma, ecco. Quindi se la mia dichiarazione è molto meglio suonare con un musicista, con un professionista che ha un sano rapporto con la musica e che magari non è una cima e che sia una persona amabile, e invece una stella che sia odiosa o prepotente, no, quello lì difatti è un rapporto che poi finisce lì. Si può litigare molto su questa cosa. Io penso che la interpretazione per alcuni è mostrare se stessi, per altri invece aiutare, essere un tramite tra i grandi e i grandissimi e i medio piccoli che hanno scritto musica e chi la deve ascoltare. E io la interpreto così e quindi mi considero una specie di burocrate addetto alla trasmissione della musica. Ho scritto musica, parecchia musica, e ancora adesso viaggio all'antica con la carta pentagrammata. Io sono diplomato in composizione. C'era il direttore del conservatorio Giorgio Federico Ghedini, che mi stimava molto, e ho avuto anche là buoni maestri, il maestro Bruno Bettinelli, il cui grande cruccio era che io non facessi full time il compositore. Ma l'ho fatto, ho scritto pezzi che sono stati eseguiti alla Biennale di Venezia, pezzi sinfonici, anche un balletto mio è stato danzato dall'Alter Balletto, quindi ho sempre scritto, ma è sempre stato, diciamo, una specie di hobby, nel senso che uno che vuole fare il compositore sul serio deve per, diciamo, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi lavorare tutte le mattine o tutti i pomeriggi e provare, pensare, scrivere. Lei pensi la scrittura musicale rispetto alla stesura di un'opera visiva, non parlo delle installazioni, ma quindi mettere sulla carta un'opera, per esempio un quartetto, ma anche un'opera sinfonica, richiede molto lavoro e molto tempo, e io questo non ho mai disposto abbastanza, però continuo a scrivere. Anche recentemente è stato eseguito qualche mese fa un mio pezzo a Tokyo, che richiestomi da un pianista giapponese, e quindi continuo a scrivere, ma non è un bisogno mio. Non rinnego quello che scrivo, ma non vorrei imporlo ad altri. Soprattutto io scrivo adesso prevalentemente musica da camera e non vorrei che i miei amici con i quali suono fossero poveretti, costretti, si sentissero obbligati a suonare la mia musica. Questo avvicinare alla musica classica, adesso credo che non si dica più musica classica, si dice musica d'arte, mi hanno detto, dipende, e anche questa musica non pretende più di essere su un piedistallo più alto della musica di consumo, ecco, musica, ma una delle risposte è molto banale, condivisa da tutti, però in un modo che, ahimè, non porta svolte, cioè il potenziamento e la diffusione
dell'insegnamento della musica nelle scuole non musicali. Questo è assolutamente fondamentale. Con Buoni ci sono anche dei magnifici, dei martiri, dei splendidi insegnanti nelle scuole elementari e poi nelle scuole medie a indirizzo musicale, però il loro sacrificio non è valutato né incoraggiato abbastanza dalle istituzioni. E certamente se in un buon insegnante in una di queste scuole avrà avuto, diciamo, 100 allievi e se di questi anche un 5% continuerà a vorrà conoscere la musica e amarla, sarà un buon risultato, ma questo diciamo non avviene rispetto a altri paesi che sono soprattutto l'Ungheria e anche la Germania. Ed è un peccato perché si priva una generazione futura della fruizione di una forza, come se dicesse non si leggessero più romanzi, non so se si leggono i romanzi, non si visitano più i musei e questo sarebbe una, e non si ascolta più la musica d'arte. Mozart, Bach, che vuole che le dica, ecco, ma anche Stravinsky, ecco, ci sono elementi di una ricchezza tale che insegnano che non bisogna fare degli steccati anche stilistici e anche tra epoche e anche con i vari livelli di diffusione della musica, quindi essere, accettare, non avere delle preclusioni e anche però non accettare tutto a scatola chiusa, insomma, fare una scelta. Sono stato fortunato nella vita, ecco, questo qui posso dire fortunato di aver conosciuto mia moglie, di aver avuto dei grandi amici e la fortuna principale di fare un mestiere che mi piace e che però rischia di diventare un po' troppo esclusivo, cioè fare soltanto il musicista e forse non lascia spazio per altre attività, del resto ognuno ha uno specialismo e la fortuna di fare qualche cosa che si ama.